Da qualche giorno in rete gira una bellissima poesia che oggi vi voglio leggere. La scrive una bambina di 11 anni, si chiama Flavia, e vive in un piccolo paese nella provincia dell'Italia del Nord. I giornali hanno giustamente sottolineato questa poesia e la ragazza è stata premiata dalle autorità, ma questa lettera è indirizzata ai giovani, ai propri compagni di classe. Si rivolge al bullo che la perseguita. Il risultato è un grande messaggio contro ogni forma di odio. Cara bulla, sì, sono proprio io. Come vedi, le tue azioni negative non mi impediscono di scriverti questa lettera. E guarda un po', sono ancora qui, viva e vegeta. Sorpresa! È dall'inizio dell'anno scolastico che mi ricopri di insulti pesanti, occhiatacce a tutte le ore del mattino, parole volgari, sussurrate, nella tua vana speranza di una mia reazione incontrollata. Sono passati tanti mesi e ancora non l'hai capito. Io non reagisco. Non reagisco alla violenza con altra violenza, verbale o fisica che sia. All'inizio, lo devo ammettere, sì, ero spaventata e mi abbandonavo al pianto, trattenuto, se ci riuscivo, fino al ritorno a casa. Piangevo, sì, ma non per paura delle tue minacce, ma perché non capivo. Non capivo il perché di questo tuo sentimento, chiamiamolo così, nei miei confronti. E ora che si avvicina il giorno di San Valentino, cosa partorisce la tua mente? Farmi trovare sul banco tanti teneri bigliettini d'amore anonimi? Bigliettini in cui non vedi l'ora di vedermi morta. Bigliettini in cui esprimi il tuo sentimento di gioia nel giorno del mio funerale, che secondo i tuoi calcoli sarà tra poche settimane, vero? Pensa un po'. Sono convinta invece che questa decisione spetti solo a Dio e non a una ragazzina delle medie. Mi sbaglio, forse. Ma veramente desideri la mia morte? Veramente desidereresti vedere morire un altro essere umano? Ti dirò, sarò forse all'antica, ma per San Valentino avrei preferito ritrovarmi sul banco qualche cioccolatino a forma di cuore o anche una rosa rossa. Troppo banale e romantica, vero? Dai, che sei ancora in tempo, cara bulla. Se è vero che da un lato hai cancellato in me ogni illusione del mio mondo dorato di bambina, scaraventandomi nel magico e grigio mondo degli adulti, dall'altro lato ti ringrazio, perché ogni tua azione mi dà una carica e una grinta tali che impiego nello sport con ottimi risultati. Lo sai che ho vinto la mia prima medaglia? Che emozione! Cara bulla, volevo solo farti sapere che mai, mai, mai riuscirai a spegnere la mia luce e la mia voglia di vivere. Mai! E se mai lo vorrai, io sono qui. E mi raccomando, i cioccolatini, con affetto e compassione. Flavia. Grazie mille, Flavia. Grazie di non aver paura delle tue emozioni. Grazie di volerle condividere.